Consideriamo una varietà differenziabile di dimensione n. Vi ricordo che le forme differenziali sono le sezioni delle potenze esterne del siderato cotangente. Quindi se prendo una forma differenziale di grado r, questa è una sezione del fibrato wedge r di star m. Allora, per semplicità, introduco questa notazione. Indico lo spazio delle forme differenziali di grado R con AR di M. La lettera A richiama il fatto che le forme sono alternanti, quindi sono dei tensori antisimmetrici. In coordinate locali, se voi prendete una carta locale data da un aperto U e una mappa φ che introduce delle coordinate locali x1, x2, x3 fino a x con n, allora, una forma differenziale di grado R si scrive localmente nel modo seguente. È una combinazione lineare di questi elementi, i vari dx1 esterno, dx2 esterno e così via, fino a dxir, moltiplicati per dei coefficienti, questi omega i1, i2 fino a ir, che sono delle funzioni di classe C infinito. Siccome il prodotto esterno è alternante, voi potete sempre permutare fra di loro due di questi dx con i. E quindi alla fine non è restrittivo supporre che in questa sommatoria gli indici siano ordinati in modo crescente, quindi che i1 sia più piccolo di i2, sia più piccolo di i3 e così via fino all'ultimo. Se consideriamo una funzione di classe C infinito fra due varietà differenziabili, e prendiamo una forma differenziale sulla varietà n, allora possiamo, per così dire, tirarla indietro, cioè possiamo fare il pullback di questa forma in modo da ottenere una forma differenziale definita su m. È quella che si indica con questo simbolo f stella in alto di omega. Ricordatevi che noi abbiamo già incontrato un'espressione di questo tipo parlando di campi di vettori tangenti. E lì però c'era l'F con la stella in basso che, diciamo, trasportava in avanti il campo di vettori. Quindi da un campo di vettori definito su M produceva un campo di vettori definito su N. Però in quel caso c'era l'ipotesi essenziale che la funzione F fosse un diffeomorfismo. Altrimenti non si poteva costruire F stella in basso di un campo di vettori X definito su M. Notate che in questo caso l'F stella in alto, che adesso definiremo, non richiede che F sia un diffeomorfismo. Qui l'ipotesi è solo che questa F grande sia una funzione di classe C infinito. Non si richiede che sia invertibile. Quindi questa è la differenza fra l'F stella in basso, che si può definire soltanto quando F è un diffeomorfismo, e l'F stella in alto per le forme differenziali che invece ha definito sempre. E noterete adesso come mai ha definito sempre. È perché voi prendete omega, che è una forma differenziale su n, e volete definire F stella in alto di omega, che è una forma differenziale su m, e quindi dovete dire cosa ottenete quando valutate f stella in alto di omega, diciamo, in un punto P di m, applicata a un certo numero di vettori tangenti a m. Quindi prendiamo dei vettori v1, v2, vr, che sono vettori tangenti a m nel punto P, e dovete dire chi è f stella in alto di omega nel punto P applicata a questi vettori tangenti. E allora fate la cosa seguente. Considerate omega e la calcolate nel punto F di P, che è un punto di n. Questa la dovete applicare a dei vettori tangenti a n. E allora voi prendete i vari v con i, che sono vettori tangenti a m, a questi applicate il differenziale della funzione F nel punto P, e quindi dfp di v1 e così via fino a dfp di vr sono vettori tangenti a n, e allora potete calcolare omega nel punto F di P applicata a questi vettori. Notate che in questa costruzione non si usa mai la funzione inversa di F, si usa semplicemente la funzione F e il suo differenziale, quindi l'unica richiesta è che la funzione F sia differenziabile, non serve che sia invertibile. Mentre nella costruzione
del campo di vettori f stella in basso di x, se andate a rivedere quella costruzione, si usava f meno 1, quindi si usava il fatto che f fosse invertibile. Da questo punto di vista, se volete, le forme differenziali si comportano meglio dei campi di vettori tangenti, perché per fare il pullback di una forma differenziale non serve che la funzione sia invertibile, mentre per fare il push forward di un campo di vettori tangenti era essenziale che la funzione fosse un diffeomorfismo. Se per caso la funzione f grande è l'immersione canonica di una sottovarietà dentro la varietà più grande, quindi in questo caso m è una sottovarietà di n, allora invece di scrivere f stella in alto, o in questo caso iota stella in alto di omega per indicare il pullback, potete anche scrivere semplicemente omega ristretto a m. Omega è definita sulla varietà più grande, n. Considerare la restrizione vuol proprio dire fare il pullback tramite la mappa iota di immersione canonica. Ebbene, nelle ipotesi che ho appena elencato, valgono le seguenti proprietà. La numero 1 dice che questo pullback, quindi questa funzione f stella in alto che trasforma r forme differenziali su n in r forme differenziali su m, è una funzione lineare fra due spazi vettoriali. La numero 2 dice che questa f stella in alto è compatibile col prodotto esterno, quindi f stella in alto del prodotto esterno fra eta e omega è uguale al prodotto esterno fra f stella in alto di eta e f stella in alto di omega. La numero 3 vi dà un'espressione di questo pullback in coordinate locali, che vi permette di fare dei calcoli espliciti. Allora, vediamo, se io prendo una carta locale sulla varietà n e quindi introduco delle coordinate locali che chiamo y1, y2 e così via, e di conseguenza scrivo localmente omega ristretta ad un opportuno aperto V, che è il dominio di questa carta locale, nella forma somme di questi coefficienti omega I1 e così via per i differenziali dei YI1 esterno, dei YI2 fino a dei YIR, questo è sulla varietà N dove sono definite queste coordinate locali. Allora, quando faccio il pullback, questo F stella in alto di omega, l'espressione che trovo è una cosa di questo tipo. È una somma, qui ho i coefficienti omega che sono delle funzioni delle variabili y e queste vanno composte con la funzione f grande che esprime le variabili y in funzione delle variabili x. E poi al posto dei differenziali delle y trovate i differenziali delle varie componenti della funzione f. Quindi la funzione f ha varie componenti, queste che ho chiamato f con i, che non sono altro che le y con i composte con la funzione f, quindi questa qui è la iesima componente di f, e allora qui trovate proprio i differenziali di queste funzioni. La proprietà numero 4 vi dice che se considerate delle funzioni di classe C infinito, G1, G2 e così via fino a GR, e considerate il pullback della forma differenziale ottenuta facendo il prodotto esterno di questi differenziali, quindi il differenziale di G1 esterno il differenziale di G2 e così via, allora questo qui è uguale a considerare il differenziale di G1 composto F, poi prodotto esterno col differenziale di G2 composto F e così via fino al differenziale di GR composto F. Andiamo avanti. La proprietà numero 5 dice che nel caso in cui le due varietà differenziabili hanno la stessa dimensione, e quindi voi andate a introdurre delle coordinate locali che si chiamano x1, x2 fino a xn sulla varietà m, e poi delle coordinate che si chiamano y, quindi y1, y2 fino a yn
sulla varietà n, allora avete la seguente formula. Considerate il pullback f stella in alto della forma differenziale di grado n data dal prodotto di un coefficiente f piccolo, che è una funzione di classe c infinito, per il prodotto esterno di tutti i differenziali delle y, quindi dei y1 esterno dei y2 fino all'ultimo che è dei yn. Allora, questo è ottenuto considerando la composizione della funzione f piccolo, che è funzione delle variabili y, con la f grande che esprime le y in funzione delle x. F piccolo composto f grande. E poi ovviamente compare anche il prodotto di tutti i differenziali delle x, di x1 esterno di x2 e così via fino ad xn, però compare un termine aggiuntivo che è dato dal determinante della funzione lineare che è il differenziale della funzione f grande. Cioè, in altre parole, quello che compare qui è il determinante della matrice jacobiana della f grande tilde, che è la rappresentazione locale della funzione f grande in coordinate locali, quindi nelle coordinate locali che ho chiamato x con i e y con j. Quindi vi compare la matrice jacobiana, la matrice di tutte le derivate parziali della funzione f grande tilde, e il determinante di questa matrice è il coefficiente aggiuntivo che compare qui. Poi vedremo nei calcoli come mai compare. Ultima proprietà: se prendete un'altra funzione di classe c infinito, che chiamo g grande, allora potete fare prima la composizione g grande con f grande e poi il pullback tramite questa funzione composta. Quindi g grande composto f grande, tutto quanto stella in alto. Oppure potete fare i due pullback, f stella in alto e g stella in alto, e comporli fra di loro. E allora quello che si scopre è che il pullback tramite la funzione composta è effettivamente la composizione dei due pullback, però attenzione perché l'ordine viene invertito. Cioè, G composto F stella in alto è F stella in alto composto G stella in alto. Come conseguenza di ciò, se la funzione F è un diffeomorfismo, e quindi esiste la funzione inversa F-1, se applicate questa formula alla composizione di F con F-1, scoprite che il pullback tramite la F-1 stella in alto, guarda caso, è esattamente la funzione inversa del pullback tramite F. Cioè, in altre parole, F-1 tutto quanto stella in alto è uguale a F stella in alto tutto quanto meno 1, cioè l'inversa di F stella in alto. Per quanto riguarda la dimostrazione, allora, le prime due proprietà, queste 1 e 2, discendono direttamente dalla definizione. Qui non c'è nulla di misterioso. Andate a rileggervi la definizione del pullback e noterete che una conseguenza immediata sono le prime due proprietà. La terza proprietà, questa formula qui, la ottenete in questo modo. Qui applicate la definizione, allora avete f stella in alto di omega nel punto P calcolata su questi vettori v1, v2 fino a vr. Allora, per definizione questo è omega calcolato in f di p, e qui dentro avete il differenziale di f nel punto P applicato a v1 e così via fino a dfp di vr. Ora, al posto di omega scrivete la sua espressione in coordinate locali, che è questa somma di omega i1 ir calcolato in f di p per il prodotto esterno dei vari differenziali delle y. Il tutto va applicato a questa sequenza di vettori tangenti, questa qui, e ora usate la definizione di prodotto esterno. Il prodotto esterno applicato a una sequenza di vettori si calcola esattamente in questo modo qui, dove i differenziali di queste f con i sono
i differenziali di questa composizione, che vi ricordo che f con i indica la iesima componente della funzione f, quindi è la funzione f grande composta con la, diciamo, funzione coordinata y con i. Però il differenziale della funzione composta è la composizione dei differenziali delle singole funzioni. Quindi il differenziale di yi composto f è proprio il differenziale di yi composto col differenziale di f. E poi, ripeto, applicando la definizione di prodotto esterno, ottenete la formula che volevamo. E anche la proprietà 3 è dimostrata. La proprietà numero 4, questa formula qui, la ottenete in questo modo. La proprietà 2 diciamo che l'abbiamo già dimostrata perché derivava immediatamente dalla definizione. E poi abbiamo f stella in alto del differenziale di g. Qui, se vi ricordate, questo è il differenziale della funzione composta g composto f. Allora, a questo punto mettete tutto assieme, avete che f stella in alto di questo prodotto esterno dei differenziali delle funzioni g1, g2 fino a gr è uguale al prodotto esterno di f stella in alto del differenziale di g1 e così via, f stella in alto del differenziale di gr. Questo a sua volta, per quanto appena detto, è il differenziale della composizione g1 composto f e così via fino al differenziale di gr composto f. Arriviamo alla proprietà numero 5, che era quella dove vi dicevo che compariva il determinante della matrice jacobiana della funzione f tilde, che è la rappresentazione in coordinate locali della funzione f. E anche questo alla fine è solo un calcolo, perché avete il punto 3 che abbiamo già dimostrato. Afferma la cosa seguente. Quindi avete f stella in alto di una funzione f minuscolo per i differenziali di y1 esterno di y2, eccetera, eccetera. Questo è uguale alla composizione di f piccolo con f maiuscolo per i differenziali delle componenti della funzione f, moltiplicati col prodotto esterno fra di loro. A loro volta, poi, i differenziali di queste funzioni, quindi per esempio il differenziale della componente h-esima della funzione f, lo si calcola con la solita formula. È una sommatoria sull'indice k, qui la sommatoria sottintesa, qui avete le derivate parziali di fh rispetto a xk per il differenziale di xk. Ora prendete tutte queste espressioni qui, le sostituite qui dentro, e ottenete questa espressione qui. Ovviamente qui ci sono tutte le sommatorie sottintese su tutti gli indici ripetuti, quindi c'è una sommatoria su K1, una sommatoria su K2, su K3, fino a una sommatoria su Kn. A questo punto però vi ricordate che il prodotto esterno è una funzione multilineare alternante. Allora, per la multilinearità, tutti i coefficienti, che sono queste derivate parziali, li potete portare davanti al prodotto esterno, eccoli qui, e allora vi rimane il prodotto esterno dei differenziali di tutte le variabili x con i. Però naturalmente non sono sempre ordinate dal più piccolo al più grande, che qui gli indici sono k1, k2 fino a kn, che variano da 1 a n. Allora voi li potete comunque ordinare scambiandoli di posto fra di loro, però attenzione perché ogni volta che effettuate una permutazione per riordinare questi differenziali, vi compare il segno della permutazione, perché il prodotto esterno è alternante. Quindi ogni volta che ne scambiate due, il segno cambia. Quindi alla fine vi compare il segno della permutazione sigma che avete usato per riordinarli. E allora alla fine quello che trovate è una somma su tutte le permutazioni sigma di n oggetti, poi c'è il segno della permutazione e poi ci sono i prodotti di tutte queste derivate parziali. E beh, però adesso per la definizione di determinante di una matrice
Questa quantità racchiusa entro parentesi è esattamente il determinante della matrice formata con le derivate parziali della funzione f rispetto alle varie x, insomma è il determinante della matrice jacobiana della funzione f, per la precisione della rappresentazione in coordinate locali della funzione f, che si chiama f tilde, ma è sempre la stessa cosa alla fine. Il che dimostra, come dicevo, la proprietà che volevamo. E poi l'ultima proprietà, questa qui, diciamo la compatibilità fra la composizione di funzioni e il pullback, questa è una conseguenza dell'identità che abbiamo già studiato a suo tempo, che diceva che il differenziale della funzione che si ottiene componendo due funzioni non è altro che la composizione dei differenziali delle singole funzioni. Aggiunto al fatto che naturalmente se una funzione è l'identità, allora fare il pullback tramite la funzione identica è a sua volta l'identità. Quindi diciamo identità stella in alto è uguale all'identità. Allora queste sono essenzialmente le proprietà fondamentali che ci interessano per quanto riguarda il pullback delle forme differenziali. Un'altra operazione importante che ci interessa vedere è il cosiddetto differenziale esterno. Differenziale esterno è una generalizzazione del concetto di differenziale di una funzione. Quindi noi sappiamo che se prendiamo una funzione f, una funzione di classe C infinito, allora il differenziale di questa funzione è una sezione del fibrato cotangente, cioè è una forma differenziale di grado 1. Quindi una cosa che in coordinate locali si scrive in questo modo. Avete la somma di tutte le derivate parziali della funzione f fatta rispetto alle x con i per i dx con i, che sono i vettori di base, diciamo, del fibrato cotangente. La base che è la base duale della base del fibrato tangente formata dalle derivate parziali rispetto alle x con i. Ebbene, questo operatore di differenziazione che va da, diciamo, zero forme, quindi zero forme vuol dire funzioni di classe C infinito, a uno forme, può essere esteso applicandolo a forme di grado R qualunque, in modo che lui prenda una forma differenziale di grado R e dopo averla differenziata produce una forma differenziale di grado R più 1. Quindi ogni volta l'applicazione del differenziale fa aumentare di 1 il grado delle forme. Come è definito? Beh, ad esempio, in coordinate locali, questo è abbastanza semplice da definire, perché in coordinate locali voi potete scrivere una forma differenziale di grado R in questo modo. Avete una somma di determinati coefficienti, queste f, i1, i2 fino a ir, che sono delle funzioni di classe C infinito, che moltiplica poi il prodotto esterno dei vari differenziali delle x con i. E allora voi potete dire che il differenziale di questa forma omega si fa semplicemente andando a differenziare le funzioni che sono i coefficienti di questa combinazione lineare. Quindi dovete calcolare il differenziale di queste f, i1, i2 fino a ir. Il differenziale a sua volta è una somma sull'indice g delle derivate parziali di queste funzioni rispetto alle x con j, che moltiplica sempre il differenziale di x con j, e naturalmente poi dovete moltiplicare per i differenziali di tutte le altre x con i1, i2 fino a ir. E quindi notate che adesso avete r più 1 differenziali delle x con i. Avete questi r e quest'altro aggiuntivo che vi dà una forma differenziale di grado r più 1. E naturalmente adesso attenzione, perché se i differenziali delle x con i erano ordinati in modo crescente, quindi i1 era minore di i2 era minore di e così via fino a ir, adesso qui vi compare il differenziale di x con j, però j varia da 1 a n, e allora adesso questo prodotto di differenziali non è più ordinato in modo crescente. Naturalmente
li potete sempre riordinare spostando il dx con j nella sua posizione corretta dove deve essere, però vi comparirà un segno più o meno 1 essenzialmente, perché ogni volta che spostate due di questi differenziali fra di loro, che li scambiate di posto, il segno cambia. Allora, dopo aver definito questo operatore di differenziazione, potete andare a vedere quali sono le proprietà e trovate qui, no, elencate alcune. Allora abbiamo che questo differenziale esterno da forme di grado r a forme di grado r più 1 intanto è r lineare, e poi per quanto riguarda il prodotto soddisfa una versione opportuna della regola di Leibniz. Qui avete il differenziale del prodotto esterno di due forme differenziali, omega e delta. Allora diciamo che omega sia una forma di grado k e eta sia una forma di grado l. Allora il differenziale del prodotto è il differenziale di omega per la eta non differenziata. Eccolo qui. Poi però dovete aggiungere anche la omega, questa volta non differenziata, per il differenziale della eta. Eccolo qui. Solo che attenzione, perché adesso compare un segno che è esattamente meno 1 elevato al grado di omega. Avete questo meno 1 elevato alla k. Quindi a volte trovate un segno più e a volte trovate un segno meno, a seconda del fatto che k sia pari o dispari. Cosa assolutamente fondamentale è che componendo due di questi differenziali, quindi partendo da una forma di grado r, calcolandone il differenziale, trovando una forma di grado r più 1, calcolando il differenziale di questa forma e trovando una formula di grado r più 2, trovate sempre 0 per ogni r. Una composizione qualunque di due di questi differenziali, uno dopo l'altro, vi dà sempre la mappa nulla. Nel caso di forme di grado 0, cioè di funzioni, questo operatore di differenziazione è quello classico, cioè è il classico operatore che calcola il differenziale di una funzione. Non sto a dimostrarlo, però le dimostrazioni di questi tre punti alla fine, perché il quarto è assolutamente banale, sono dei semplici calcoli che usano questa definizione qui. Una piccola osservazione sul fatto che la composizione di questi due differenziali, uno di seguito all'altro, faccia 0. Quello che succede è che se voi considerate questa sequenza di spazi vettoriali, quindi forme di grado 0, forme di grado 1, forme di grado 2 e così via, con le varie mappe di differenziazione che prendono una forma di grado r e la trasformano in una di grado r più 1, allora quello che ottenete ha un nome che si chiama un complesso, in questo caso un complesso di spazi vettoriali. Si parla di complesso quando la composizione di due di queste mappe, una dopo l'altra, è sempre 0 per ogni r. Allora, quando siamo in presenza di una situazione di questo tipo, quindi di un complesso di spazi vettoriali come nel nostro caso, voi potete prendere il nucleo di una di queste funzioni lineari e potete prendere anche l'immagine della funzione lineare immediatamente precedente. Quindi l'immagine del differenziale che va da ak-1 in ak e il nucleo invece del differenziale che va da ak in ak più 1. Allora, dire che la composizione di due di queste mappe, quindi d composto d, è 0, è esattamente la stessa cosa che dire che l'immagine, questo che ho chiamato bk, è contenuto nel nucleo della funzione successiva. Quindi bk è contenuto in quello che ho chiamato zk. Il fatto che l'immagine sia contenuta nel nucleo vuol dire che se voi prendete una forma di grado k-1, la differenziate, allora quello che trovate sta nell'immagine, però allora l'immagine è contenuta nel nucleo, quindi quello che trovate sta anche nel nucleo, e quindi se applicate un'altra volta il differenziale, siccome sta nel nucleo, quando differenziate trovate 0. A livello di terminologia, questi, l'insieme zk, quindi l'insieme delle forme differenziali di grado k, k
che stanno nel nucleo del differenziale, quindi tali che il loro differenziale fa zero, sono quelle che si chiamano le forme differenziali chiuse, e invece gli elementi di BK, forme differenziali di grado K, che sono uguali al differenziale di una forma di grado K-1, perché stanno nell'immagine di questo differenziale, sono quelle che si chiamano le forme differenziali esatte. E il fatto che BK sia un sottospazio vettoriale di ZK è come dire che tutte le forme differenziali esatte sono anche chiuse. Il viceversa invece in generale non è vero. Una forma differenziale esatta è sicuramente chiusa, ma una forma differenziale chiusa non è detto che sia esatta. Questo è vero soltanto quando qui vale l'uguaglianza, cioè quando BK è esattamente uguale a ZK, ma in generale BK è contenuto. Il quoziente fra ZK e BK misura esattamente la differenza, per così dire, che c'è fra il sottospazio BK e tutto lo spazio ZK. Cioè, in altre parole, se capita che BK è uguale a ZK, cioè che tutte le forme chiuse sono anche esatte, allora questo quoziente, che chiamo HK, sarebbe 0. Il fatto che HK sia 0 vi dice che le forme chiuse coincidono proprio con le forme esatte. Invece, più grande è questo spazio vettoriale HK, quindi più grande è il quoziente tra ZK e BK, e più ci sono forme chiuse che non sono esatte. Ecco, questi HK si chiamano i gruppi di coomologia di Deram, e anche se sono definiti utilizzando le forme differenziali, che pertanto richiedono una struttura di varietà differenziabile di classe C infinito per poter parlare di forme differenziali, in realtà alla fine, se uno va a studiare questa teoria, si scopre che contengono delle informazioni non tanto sulla struttura differenziabile, ma quanto piuttosto sulla topologia. Insomma, forniscono delle informazioni di tipo topologico. Vediamo adesso alcune delle proprietà di questo differenziale esterno. Se consideriamo una funzione di classe C infinito fra due varietà differenziabili e prendiamo una forma differenziale di grado K sulla varietà N, allora scopriamo che prima calcolare il differenziale di omega e poi fare il pullback tramite la funzione F è la stessa cosa che prima fare il pullback F stella in alto di omega e successivamente calcolare il differenziale. In altre parole, il differenziale esterno che abbiamo appena definito commuta con il pullback che avevamo definito prima. I prossimi due punti, punto 2 e il punto 3, forniscono, diciamo, una formula intrinseca per calcolare il differenziale senza usare la scrittura in coordinate locali che abbiamo usato prima. Sono esattamente la stessa cosa. Il punto 2 riguarda forme differenziali di grado 1, il caso più semplice, e il punto 3 riguarda forme differenziali di grado K qualunque, quindi il punto 3 è una generalizzazione del punto 2. Allora, il punto 2 dice che se io prendo una forma differenziale di grado 1 e voglio calcolarne il differenziale di omega, che quindi sarà una forma differenziale di grado 2, e quindi se è una forma differenziale di grado 2 la devo applicare a una coppia di vettori tangenti, e quindi devo calcolare di omega applicato alla coppia xy, il risultato si ottiene in questo modo. Si prende omega, che è una forma di grado 1, e la si valuta sul campo di vettori y. Naturalmente adesso, quando voi accoppiate una forma differenziale di grado 1 con un campo di vettori, sono oggetti, diciamo così, duali l'uno dell'altro, quello che trovate è una funzione di classe C infinito, e a questa funzione applicate la derivazione data dal campo vettoriale x. Sapete che x è un campo vettoriale, quindi è una derivazione che deriva le funzioni.
e quindi voi applicate la derivazione x alla funzione ottenuta accoppiando omega con epsilon. Poi però dovete anche fare l'accoppiamento fra omega e x e derivare la funzione risultante utilizzando il campo vettoriale y. Quindi y va a derivare la funzione ottenuta calcolando omega su x. Non basta purtroppo, ma avete ancora la parentesi di Lie fra i due campi vettoriali x e y, questa qui, che produce un terzo campo vettoriale, ok? È il bracket di Lie fra x e y, e poi dovete valutare la unoforma omega sul campo vettoriale ottenuto in questo modo. Quindi avete omega valutato sulla parentesi di Lie fra x e y. La versione più generale vi dice la cosa seguente: prendete una forma differenziale di grado k, volete calcolare il differenziale, quindi è una forma di grado k più 1, allora lo dovete applicare a una sequenza di k più 1 campi vettoriali. Quindi avete x1, x2, x3 e così via fino a xk più 1. E qui la formula adesso è un po' complicata. Dovete considerare la forma omega, che però ha grado k e quindi si applica solamente a k campi vettoriali, non a k più 1. Allora voi scrivete tutti i k più 1 campi vettoriali, da x1 fino a xk più 1, però ne togliete uno. Questo simbolo x con i con il cappello sopra vuol dire che x con i va eliminato da questa lista. Ora però x con i l'avete tolto da questa lista, però lo mettete qui davanti. Perché? Beh, perché così avete la forma differenziale omega di grado k che viene applicata a k campi vettoriali. Allora il risultato è una funzione di classe C infinito, però vi è avanzato il campo x con i che avete tolto dalla lista e voi usate x con i per derivare la funzione ottenuta applicando omega a tutti gli altri campi vettoriali. Il tutto va preso con il segno opportuno, diciamo, che può essere più o meno, e si scopre andando a vedere le cose che il segno corretto è meno 1 elevato alla i meno 1. Questo dipende dal fatto che sono partito da i uguale a 1. Attenzione perché in certi libri scrivono esattamente questa formula, però partendo da i uguale a 0, e allora lì al posto di meno 1 alla i meno 1 trovate meno 1 alla i, perché si è partiti da 0 e non da 1. Bisogna stare un po' attenti alle convenzioni. Poi però c'è un'altra parte aggiuntiva che è l'analogo di questa espressione qui, in cui fate la cosa seguente: allora prendete omega, che è una forma di grado k, scrivete tutti i campi di vettori che sono k più 1. Questa volta però ne eliminate due dalla lista. Quindi eliminate x con i ed eliminate x con j. Allora, avevate k più 1 campi di vettori, ne avete eliminati due, adesso ce ne sono troppo pochi, perché ce ne sono k meno 1. Però la forma è a grado k e si deve applicare a esattamente k campi di vettori. Allora, con i due campi di vettori che avete eliminato, ve ne costruite un altro facendo la loro parentesi di Lie. Quindi qui inserite la parentesi di Lie fra x con i e x con j. Adesso i campi in totale sono esattamente k e quindi potete valutare la k forma omega su questi k campi di vettori. Anche qui però vi compare un segno che può essere più o meno e che dipende dalle posizioni dei campi x con i e x con j che avete eliminato dalla lista. Ancora andando a vedere i dettagli si scopre che il segno corretto è meno 1 elevato alla i più j. Questa formula qui alla fine è esattamente la stessa cosa di questa, che è la definizione del differenziale. La differenza è che questa espressione qui è un'espressione che coinvolge le coordinate locali. Si adatta bene a fare dei calcoli espliciti quando avete esplicitamente un sistema di coordinate locali per scrivere le vostre forme differenziali. Invece, questa formula qui, quest'ultima che abbiamo visto, questa qui, è una formula intrinseca.
Allora, questi erano un po' di preliminari sulle forme differenziali, sul loro comportamento, sul pullback, sul differenziale esterno che ci servirà in seguito. Quello che vogliamo fare adesso e nelle prossime lezioni è definire l'integrale di una forma differenziale su una varietà differenziabile, naturalmente. Allora, adesso intanto vediamo cosa succede nel caso semplice di Rn o di un aperto di Rn e poi, una volta che abbiamo capito come funzionano le cose per gli aperti di Rn, potremo passare al caso generale. Allora, consideriamo una forma differenziale di grado n definita in un aperto di Rn. Allora, qui avete delle coordinate globali, siete in Rn. Avete le coordinate x1, x2 fino a x con n, la vostra forma differenziale a grado è esattamente n, e quindi la scrivete in questa forma qui. C'è un coefficiente che è semplicemente una funzione di classe C infinito, questa f piccolo di x, e poi ci sono i prodotti esterni di tutti i differenziali, da dx con 1 fino a dx con n, e sapete che li potete sempre ordinare in modo crescente per convenzione, diciamo. Allora, supponiamo che la vostra forma differenziale sia a supporto compatto in V, quindi che la funzione f piccolo di x sia identicamente nulla al di fuori dell'aperto V, questo mi permette di dare un senso all'integrale, e io voglio definire l'integrale di questa forma differenziale eta sull'aperto V. In altre parole, voglio definire questa cosa qui. Ma naturalmente adesso sono in Rn, allora posso usare ad esempio la teoria dell'integrazione di Lebesgue e quindi dico per definizione che l'integrale di questa forma differenziale sull'aperto V è esattamente il classico integrale effettuato, ad esempio, utilizzando la misura di Lebesgue. Quindi è uguale a questa cosa qui. Questo dx1, dx2, dxn è la classica misura di Lebesgue. Allora, in Rn non c'è nessun problema. Il problema ora è passare dal caso semplice di Rn o di un aperto di Rn al caso di una varietà differenziabile. Perché nel caso di una varietà differenziabile bisognerà usare le carte locali per trasportare il nostro problema da un aperto della varietà differenziabile a un aperto di Rn. Vediamo un po' cosa può succedere. Prendiamo una carta locale su una varietà differenziabile n e supponiamo adesso, per semplicità, di avere una forma differenziale di grado n, sempre con supporto compatto. Però immaginiamo il caso più semplice possibile in cui il supporto della forma differenziale è interamente contenuto nel dominio della nostra carta locale. Questo per semplicità, perché allora potremmo limitarci a considerare una sola carta locale, non abbiamo bisogno di considerare diverse carte locali con diversi domini, eccetera, eccetera. Quindi immaginiamo che la omega sia una forma differenziale a supporto compatto e questo è interamente contenuto in U. Quindi al di fuori di U la nostra forma differenziale è totalmente nulla, è identicamente nulla. E allora adesso abbiamo la situazione seguente. Abbiamo l'aperto U nella nostra varietà differenziabile M, la carta locale φ lo identifica con la sua immagine, φ di U, chiamiamolo V, questo qui è un aperto di Rn. Naturalmente la φ è invertibile, quindi possiamo anche considerare la φ meno 1, la funzione inversa. Qui abbiamo la forma differenziale omega e allora a questa forma differenziale definita su un aperto di M noi possiamo associare una forma differenziale definita sul corrispondente aperto di Rn. Usiamo il pullback per passare da una parte all'altra. Però attenzione, non possiamo scrivere φ stella in alto, perché la freccia va dalla parte sbagliata. Il pullback tramite φ stella in alto, trasformerebbe una forma definita in V in una forma definita in U.
Allora dobbiamo usare sempre il pullback, ma attraverso la fi meno 1. Quindi consideriamo fi meno 1 e consideriamo il pullback tramite fi meno 1. Allora fi meno 1 stella in alto. Effettivamente fi meno 1 stella in alto di omega trasforma questa omega in una forma, chiamiamola eta, che è definita su questo aperto V di Rn. Ovviamente, siccome omega ha il supporto compatto contenuto in U, la nostra eta avrà un supporto compatto contenuto in V. E allora, vista questa corrispondenza fra forme differenziali definite nell'aperto U della nostra varietà differenziabile e forme differenziali definite nell'aperto V di Rn, se noi vogliamo definire l'integrale della forma omega sull'aperto U, potremmo dire, diciamo che questo è esattamente la stessa cosa dell'integrale della forma eta che corrisponde a omega sull'aperto V che corrisponde a U. E quindi abbiamo trasformato il problema di calcolare l'integrale su una varietà differenziabile m in un problema di calcolare un integrale su un aperto di Rn. Però questo sappiamo già cos'è, perché l'integrale di una forma differenziale su un aperto di Rn lo identifichiamo col classico integrale di Lebesgue. Qui però c'è un problema. Perché, vedete, per trasformare questo integrale su un aperto della varietà differenziabile in questo integrale su un aperto di Rn, voi avete usato una carta locale. E adesso la domanda sorge spontanea. E se invece di usare la carta locale φ usavo un'altra carta locale psi, sarà che trovavo lo stesso risultato? Cioè, in altre parole, questa definizione di integrale è indipendente dalla carta locale che uso oppure dipende dalla carta locale che uso? Perché naturalmente, se il risultato dovesse dipendere dalla scelta della carta locale, allora questa non sarebbe una buona definizione. E magari due persone che vogliono calcolare lo stesso integrale, ma sfortunatamente scelgono coordinate locali diverse, troverebbero risultati diversi. Fin qui va tutto bene. Però c'è una cosa essenziale da controllare, faremo ormai nella prossima lezione, ed è che questa procedura qui, quindi l'integrale definito in questo modo, non dipenda dalla carta locale che si usa, altrimenti le cose non funzionano. Ecco, purtroppo quello che scopriremo, però ripeto, lo vedremo la prossima volta, è che invece l'integrale definito in questo modo dipende dalla carta locale che si usa. E quindi in generale questa procedura non funziona. Allora bisognerà aggiustare un po' le cose in modo da far sì che l'integrale che si definisce in questo modo effettivamente non dipenda dalla carta locale. Quindi bisognerà modificare un po' il tipo di varietà sulle quali si vuole calcolare l'integrale. Però lo vedremo la prossima volta.